Ciao family e benvenuti in questo nuovo video MacBang. Ciao ragazzi, ciao ragazze. Con Dario e siamo qua che abbiamo fatto le linguine con il pesto. Le linguine integrali, il merluzzo già l'abbiamo mangiato, siamo in dieta fit noi, cioè questo è fit per noi. Ragazzi, andiamo, prendiamo le pizze là. No, quale pizze? Comunque ho chiesto su Instagram le domande perché così magari rispondiamo anche alle vostre domande, cioè c'ho una bella chiacchierata mangiando con voi. Se vi piacciono questi video, perché per passare un po' di tempo insieme e chiacchierare un po', come se voi se foste a cena con noi, mettete tanti like, accomodatevi e mettete tanti like a questo video, vero amore? Devono mettere like, parliamo perché lui vuole mangiare ma io continuo a parlare, amore non si può mangiare. Vabbè, c'ho le domande qua, allora iniziamo a rispondere. La cosa che piace di più del tuo corpo a Dario è tu del suo. Ok, le domande sono su IG Storie, seguitemi anche su Instagram, Candida Dolce, c'è anche Dario, Dario Black and White, seguiteci. Allora, sono 100 grammi di linguine ciascuno, l'ho dovuto corrompere facendo tanta pasta, ha detto se non fai minimo 100 grammi non faccio il video, questo maiale. Prima tu. Video MacBang rigorosamente con rossetto, perché io, ragazzi, dovete sapere che io sono molto patita di questi video MacBang ASMR, vero amore? Mia moglie dice che sono folle, ma io li vedo sempre, anche quando sono a letto, devo prendere sonno, e vedo tutte queste ragazze, soprattutto straniere, li vedo molti straniere, mangiano sempre con rossetto, cioè è proprio tipico, e si mangiano certi piatti, un altro che questi, tipo un chilo di pasta ciascuno, come fanno? Cioè, mi piacerebbe fare un MacBang. Quelli là, quelle fanno le straniere, si mangiano le, e poi fanno un sacco di rumore quando mangiano, però più fanno rumore, a me più piacciono, non lo so come. Comunque, la cosa che mi piace a me più di Dario fisicamente, vabbè, diciamo che mi piace tutto di lui perché comunque l'ho scelto così, però vabbè, mi piace gli occhi, il sorriso, le mani, poi cos'altro mi piace? I piedi no. Perché c'è stato anche la pancetta, mi piace, del mio amore. Anche la pancetta. Sì, perché è bello, mi dà sicurezza e mi piace. E cosa tu mi piace del mio amore? Le sopracciglia si sono abbassate, le alzo sempre. I capelli, vero amore? Quelli che ho. Mi piace tantissimo, voi lo sapete, la barba, la sua barba, il suo pizzetto, la bocca, tutto. Dai, adesso tu. Del mio amore, mi piace il viso, gli occhi. Il naso, anche prima è normale, scusa, scelto con il naso. Lui infatti mi diceva sempre così, ma è bello il tuo naso, adesso è più bello, ma guarda, sì. Sto registrando su me, no, cioè il puntino retto, sì. I capelli che prima erano più lunghi, che adesso sono più corti. No, ma in realtà la voce, ma che allora dovrei mettere, ragazzi, scusate se ci vedete un po' così, ma sono praticamente mezzanotte e mezza. E quindi Dario vorrebbe già andare a dormire, povero amore. L'ho convinto a fare questo video, ma lui voleva andare a dormire, mio amore. Però mi sta facendo, diciamo, quasi un piacere fare questo video. Va bene. Poi che cos'altro c'è? Guadagnate abbastanza soldi con il Candida Shop? Ma che sembra? Adesso devo andare alla concessionaria, devo ritirare la Ferrari. Poi domani, dopo domani c'ho l'elicottero. E poi forse una Lamborghini, che non so se arriva entro Natale o dopo Natale. Diciamo che adesso abbiamo finito di pagare i debiti, più o meno. Ah vabbè ragazze, comunque non siamo se lavori guadagni alle portate di Berlusconi, ma stiamo dietro Ma smettila che ci credono davvero. Allora ragazze, impegnatevi, studiate e lavorate duro, lavorate che i risultati si ottengono. Poi il vostro, allora ci vede questa ragazza, io mi sento un po' insipido, non mi sento di sale, perché io amo il sale che mi fa venire la cellulite, proprio mi piace tanto questa cosa. Questa ragazza dicevi? Questa ragazza dice, il vostro è stato un colpo di fulmine, vuoi sapere? No, è stato un colpo di testa. Che significa un colpo di testa, amore? Spiega sta cosa. Sono buonissime. Bang. Sono buonissime, è vero?
tutto è iniziato dall'acqua minerale. Noi siamo usciti in palestra, io avevo la bottiglia d'acqua minerale e lui mi ha detto, per approcciare, detto, ma cosa fai, bevi l'acqua minerale? L'acqua minerale gonfia la pancia, non si beve, devi bere la naturale. E guardate ora Dario che acqua beve, l'acqua minerale. Ha tolto l'etichetta, ma è minerale, io invece bevo la naturale. Ma avevo detto tu dovevi bere, no io. Vabbè, comunque non è stato un colpo di fulmine, perché io quando ci siamo incontrati, vissi proprio la prima volta, io ero fidanzata, ero molto innamorata comunque del mio all'epoca fidanzato, quindi non però quando l'ho visto ho sentito un'energia, un qualcosa che, cioè, l'ho visto il suo sorriso e mi ha colpito, ho detto ah, strano che energia. Cioè, non lo so, qualcosa. Però poi alla fine dopo un anno ci siamo messi insieme, quindi non è stato un colpo per te? No, quando la vedi non è stato un colpo di fulmine. No. Perché poi ci siamo conosciuti man mano e ci siamo frequentati. No. Ti sei innamorato col tempo? Eh sì, normale, uno si innamora un po' al tempo, no? Eh sì. Però ogni volta che lui mi vedeva, mi guardava e diceva come sei bella, perché mi guardi? Faceva, ma no, la volta stai stavo nervosa, ma perché mi guardi? Poi io sono un po', diciamo, mi dà fastidio quando i ragazzi tipo mi guardano, cioè, e lei domandava, ma Dario non ti sta? Quando non si era domandato, poi facevo, diciamo, ma perché mi guardi? Non guardare, e perché mi guardi? E lui diceva, perché sei bella? Facevo, ma no, per non mi guardare. E lui sempre, perché sei bella, amore. Ma dai, hai visto la verità? E questa parte ho messo alla prova. Guardate. Poi. Dai, ma scusa, figa. Ma lo faccio per te, se no ti ingrassi. Amore. No, vedi tu come sono, per figa. No! Allora, cosa vi rende così uniti? È bella sta domanda. La passione e l'amore. Ma troppo generico. Questo si unisce una persona, perché uno si trova e in sintonia. Ci rende uniti il fatto che veramente ci compensiamo, cerchiamo comunque di andare d'accordo. Che stai bene con quella persona, se no no. Sì, però più che altro ci rende uniti il fatto che comunque condividiamo tante passioni insieme. Sì, la maestra. E non ci diamo fastidio, io sono molto tranquillo, lui è molto tranquillo, cioè non ci ostacoliamo, non ci mettiamo i bastoni tra le ruote, anzi lui, per esempio, a me piace questa cosa che lui è fiero di me, del mio lavoro, delle mie cose, per esempio, tipo quando incontriamo qualcuno, tipo per esempio andiamo fuori e lui è una persona che socializza molto con gli altri, lei cosa fa? Lei è una youtuber, noi abbiamo uno shop online di cosmetici bio, perché è fiero, no? Amore, questo, quanti bei commenti, guarda, insomma, mi piace questa cosa che lui valorizza molto quello che io faccio e io quello che fa lui, ovviamente. Ma ora è finita, mo, facciamo il secondo round. Amore, arriva un'altra pasta, finché non finiamo tre domande. Allora, poi, che consiglio daresti a chi sta per iniziare l'università in base alla tua esperienza? Sicuramente di iniziare con qualcosa che ti piace e non lo fai per obbligo o per magari far piacere ai genitori. Lo devi fare perché ti piace. Ed è peggio perché comunque vi fate sprecare dei soldi. Fatelo, a parte perché dei soldi, perdi anche tempo. Eh sì, perché il tempo comunque è molto prezioso. Fatelo perché vi piace. E metteteci impegno come se stesse facendo una vostra passione, no? Che poi ovviamente vi dovete impegnare, comunque l'università è come se fosse un lavoro, un dovere, però cercate di trovare il lato positivo di studiare cose che io ho studiato, cose che mi piacevano, sì, mi incuriosivano, di quello è il consiglio che ti do. E poi inizialmente sicuramente i primi esami avrai un po' di ansia, un po' di panico, tutto normale, non ti far spaventare. Anche io i primi esami avevo attacchi di panico, paura, ansia, non dormivo, cose così. Poi man mano ti abitui, come tutte le cose, basta che lo rifai, andrete a fare gli esami, saranno passeggiate, quindi state tranquille che l'ansia non ha mai, cioè è normale avere ansia. Qualsiasi esame, pure si più supera. Banale. Sì, c'è sempre quella cosa che poi comunque ti devi mettere alla prova, scusate. Non so come fanno le altre persone a non ruttare nei video MacBook. Allora, poi, in quale paese che non sia l'Italia vi piacerebbe vivere un giorno? Ci sono tanti. Ragazzi, voi
fare questa introduzione. In Africa, Zanzibar. Ah, Zanzibar. Zanzibar, Hakuna Matata. Bello, là. Senza pensiero. In realtà volevo chiedere, ragazzi, ma voi siete come Dario, Team Dario o Team Carlita? Che io, nel frattempo, Pupi sotto mi sta leccando i piedi, vabbè. Io finisce sempre così, che lui li manda in 3 secondi, io ci metto più tempo perché a me piace gustarli. Dico, ma quando sono finiti, lui invece 5 secondi ha finito, vabbè. Ma vuoi vedere 50 grammi? No, 100 grammi a persona. Ma quale 100 che hai fatto? Ti giuro, 200 grammi. 100 grammi in un piattone così, invece un piattino. Ah no, sempre con 200 grammi a persona, lo giuro. È barato. Comunque ragazzi, un giorno quando mi scoccerò di lavorare, sarò stanca di queste cose, cucinerò. Andrò in Africa a fare la zanzibarese. Regalerò tutti i miei soldi all'Africa e vivrò là senza cellulare, senza niente. Regalare tutti i miei soldi proprio come campo? Così, scalza, senza niente. Senza niente. Con frutta e... Là non mi servono i soldi, là mi serve l'amore. Frutta e cocco. Allora, fate sesso sfrenato? Sesso sfrenato. Ora queste domande proprio. Proprio scendiamo le scale, boom, bang. Sulla palla. Sesso fatto con amore è sempre buono. Carita, quando pensate di sposarvi, sei molto fortunata ad avere un fidanzato così. Mi puoi salutare? Ciao Laura. Ciao Laura. Ti mando un bacio grande. Sei grande Laura, number one. Che ha detto che sono fortunato. Quando pensiamo di sposarci? Ragazzi, speriamo prima di invecchiare. Prima di invecchiarci sicuramente lo faremo. Inviteremo anche a Fedez e a Chiara Ferragni. Il nostro matrimonio, bene. Il nostro matrimonio. Andiamo a qualche domanda. Allora, mi fate gli auguri di compleanno che sarà il 10 settembre. Sarebbe bellissimo. Viviana, non so se il video lo caricherò in tempo. Auguri a Viviana, tanti auguri a Viviana. Auguri a te. Viviana, tanti auguri. 10 settembre, buon compleanno. A Viviana, tanti auguri. E mi auguri anche qualcosa di bello. Che quanti anni fai? Quanti anni fa? Ha fatto 15 domande solo, Viviana. Viviana, quanti anni fai? Non ci hai detto quanti anni fai? Avete altri sogni da realizzare? Spero di incontrarti un giorno. Sicuramente, ragazzi. Ci grazie, quante belle domande. Qual è il piatto preferito di Carlita? Amore, qual è il piatto preferito di Carlita? Qual è? Il piatto preferito. Il piatto preferito? Le lasagne. Ma quando mai? La carne. Neanche. Sbagliato. Amore, ti piace tutto. Ma di più? Preferito quello che proprio se potessi mangiare dalla mattina alla sera mangiare quello. Ah, l'avvocato. A Pupi. A Pupi mangerei patatine fritte con maionese. Patatine fritte e poi anche la pasta, anche la pizza, anche il sushi, anche le chiacchiere. Le chiacchiere col sanguinaccio. Le chiacchiere sicure ti mangeresti a volontà. Chiacchiere e sanguinaccio. Allora, chi decide la spesa e l'organizzazione dei pasti? Insieme. Vabbè, ma io. Mangio qualche lei. Una cosa che io fin da quando ero bambina ho sempre fatto, anche a casa quando vivevo con i miei genitori, la lista della spesa sulla lavagnetta, cucinavo io, cioè questa è una cosa che ho sempre fatto io. La donna. Infatti, che cucina è sempre. Quando torniamo tipo da fare la spesa, vabbè, lui mi accompagna perché piace farla insieme. Però tipo quando torniamo da fare la spesa, pure tutte le cose le metto a posto io. Scusate, a volte le mette a posto anche lui, però è una cosa che non mi dispiace fare, una delle quelle poche cose, la cucina, la spesa che mi piace fare, quindi. Brava. Allora, misura torace, vita, fianche e gambe di Carlita. 60-90, ecco. No, ma non le facciamo, noi prendiamo le misure perché non contano le misure. Mentre tu leggi, faccio un attimo un servizio. Veloce. Chi è? Qui c'è una bambina, potete vedere? Allora, questa ragazza ci chiede qual è stato il momento più bello e più brutto della vacanza, perché hanno visto i vlog che abbiamo caricato. Sì. Ragazzi, avete visto i vlog di Zanzibar? C'è Pupi! Saluta! Ciao! Ci sono anche io, Pupi vuole mangiare. Vero? Anche Pupi fa molto bene.
Maro. Allora, questo è il momento più bello e più brutto. Allora, il momento più brutto è quando siamo arrivati a Zanzibar. Appena siamo arrivati, ragazzi, io me ne volevo andare. No, faceva paura. Volevo scappare. Sembrava... È stato brutto. Poi... Man mano uno si è ambientati, è stato bello perché abbiamo conosciuto tutti i ragazzi in villaggio. Fatto cose che mai saremmo... Abbiamo fatto divertire. Andare sulla barca, così in mezzo al mare. In mezzo al mare è uscita questa spiaggia che si chiama una lingua di spiaggia. A me mi piaceva tanto quel momento quando nel secondo vlog, proprio all'inizio, quando ci siamo messi a cantare tutti quanti in macchina, ci siamo dati la mano, è stato troppo bello, troppo emozionante. Ma quando litigate ve le dite le brutte cose, le parolacce? Che siamo extraterrestri. Ma non... Quando litighiamo poco, ma quando litighiamo... Sì, litighiamo pesante. Litighiamo pesante e ci diciamo le parolacce, vabbè, tutto quello che ci dobbiamo dire. Però poi facciamo sempre di bene. Sì. Il mio amore è troppo bello. Amore, tu prima mi dai baci e poi mi azzecchi il rossetto qua, lo fai sempre. Non fa niente. Allora. Poi, Yaro, ti preferisce che i capelli lunghi o corti? Lunghi e lisci. Lunghi? Me ne avevo più. Biondi o mori? Così, biondi. La dite perché non mi posso fare mora? Quante volte lo fate al giorno? Al giorno 7-8 ore. Diciamo che abbiamo anche altre cose da fare nella giornata, che quindi quasi non possiamo stare tutti il giorno a fare. Quasi. Vabbè. Canzone preferita di quest'estate? Jumbo, Wham, I want it now, I need it now, Jumbo. Queste ragazze le abbiamo sentite spesso. Magari questa, Zanzibar e tu, Hakuna Matata. Laroz conosceva anche le canzoni tipo Giusy Ferreri, Baby K, non si sentivano. Pochissime, si sentivano. E poi pochissime. Africa Beauty. Quella che poi ci hanno... Mi ha bloccato il video YouTube, l'ho dovuto caricare qui... 14 volte, quindi il video che ho ricaricato più volte mi veniva a dare, veniva e mi trovava con cosa sta facendo pure, sto ricaricando il video, sto ricaricando per la settimana. Carita, come fai a superare tutte le critiche dei haters? Non lo so, me lo chiedo pure io a volte. Vabbè, uno non ci pensa. Semplicemente a volte ho avuto anche degli scontri verbali, ho capito che quindi alla fine sono semplicemente gente che non è da fare. Eh sì. Non bisogna dare peso perché purtroppo quello che ti dicono nel web non è come nella realtà, è tutta la tua invidia e la mia forza. A me mi importa quello che pensano le persone nella mia vita reale. Guarda, se lo lecco così si può pensare. No, lecca pure, così non lo laviamo. Che buono. Poi c'è pupi più grande qui. Qual è la prima cosa che cambiate in te da quando hai capito di amare Dario? Sicuramente a livello caratteriale comunque sono cambiata abbastanza, perché prima ero molto più, come dire, mi innervosivo più spesso, è più aggressiva. Invece mi sono molto calmata, lui mi ha molto tranquillizzato, alcuna patata. E quindi questa sua tranquillità e questa sua bontà comunque mi hanno influenzato molto. Questo è stato che è cambiato. E, volete un figlio? Sì. E quando? Non lo so, però ormai... Quando capita, cioè a volte lo sogno pure, spesso lo sogno, infatti gliel'ho detto. Il pancione. Amore, no, non sogno il pancione, sogno che già ce l'ho. Già ce l'hai, già belle pancione. Sì, è quello bello, è proprio lì. Allora, poi, siete stupendi, come va il negozio? Soddisfatto oppure no? Soddisfattissima. Grazie a voi, va ragazzi. Benissimo, grazie a voi ragazzi che fate tanti ordini online.
E grazie a me che scelgo i migliori prodotti. Tra poco arriverà Natale, cioccolatini e gugù. Certo, certo. Vabbè, ma anche prima di Natale, amore. Sì. Appena che fa un po', perché non li abbiamo più messi perché faceva caldo e si scioglieva. Appena arriva il pacco pieno di cioccolata, però. Tutto sciolto. No, cioccolata calda. Cioccolata, la tazza, cioccolata. Che rapporti avete con i vostri ex? Dario è geloso che ti risenti con Max da amici. Ma perché io mi risento? Se lo scrivono dico lo sanno, io non lo sapevo. Vabbè, ma no, è difficile che ci sentiamo per cose tecniche, ma non perché ci manchiamo. Dopo devo dire fra la mia ex di una cosa. Ma cosa tecnica? Di cosa hai mangiato oggi? Vabbè, di ma buono. Noi abbiamo avuto una storia molto lunga, quindi ci sta che ti resti in contatto. Sì. Però comunque Dario, come potete vedere, non è per niente geloso. La gelosia è mai stato un problema per voi? No, no. Dario è abbastanza geloso, però alla fine non c'è motivo, se tu ci raggiungi non c'è motivo di essere geloso, perché se sto con te e stai tu qua, motivo ci sarà, no? E te lo vado a mettere nel fodero. Hai mai beccato Dario a guardare un'altra ragazza? Se sì, come hai reagito? Che? Okay. A guardare un'altra ragazza? No, gli occhi sono fatti da guardare. Però non in modo. Vabbè, dipende malizioso. Come la guardi. No, in modo malizioso. Se tu guardi così. No. Tu guardi così. Così no, penso che non ci sia una cosa più brutta. Ma perché voi gli altri non la guardano, non tengono gli occhi. Ma in modo malizioso. Se tanti tipi di modo. Anche io sono ragazzi. Gelosa, che anche io a volte dico, perché quella mi dava stima e impressione. Sì. Però diciamo i ragazzi che guardano in determinati modi dipende le ragazze. Oppure commentano tipo su Instagram le foto di ragazze volgari eccetera appariscenti, a me questi tipi non mi piacciono proprio, infatti cioè non sarei proprio messa con un ragazzo che guarda le altre ragazze oppure che no, questi anche io guardo le ragazze guarda sempre me. La vostra fobia più grande, siete una bellissima coppia, baci dalla Calabria, grazie Eleonora, ti mando un bacio. Io ho paura di tutto ciò che fa paura, tipo per esempio gli spiriti, i fantasmi, i film di horror, tutte queste situazioni proprio di paura. Devo stare chiuso in ascensore. Veramente? Ma vediamo tante volte lo scelgo. Solo io non la vengo. In compagnia. Lucia, e che fa? È perché c'ho la stessa fobia, ognuno c'ha la sua fobia. Andiamo in ascensore. Sì. in compagnia mi fa niente, sono solo io. Perché non organizzate il matrimonio? Presto lo organizzeremo. Se dai. Voi ci sarete. A Los Angeles noi ci sposeremo in spiaggia. Voi ci sarete, noi ci saremo. Quale motivo per cui tu e Dario litigate di più? Salutatemi, vi adoro. Ciao Valentina. Ciao Vale. Un grosso bacio. Qual è il motivo per cui litigate di più, amore? Qual è il motivo per cui litigiamo di più? Sempre e solo per lavoro. No, per lavoro. È vero, noi lavorando insieme alla fine è bello perché comunque condividiamo una bella passione e poi è bello perché io mi fido ciecamente di lui, quindi so con chi sto lavorando. Però c'è la batteria, umano litigio dal punto di vista lavorativo poi alla fine un po' va a finire anche nel tuo rapporto di coppia, no? Quindi cioè, a volte capita pure che la sera tipo cioè finito l'orario di lavoro e lui stiamo parlando, discutendo di cose di lavoro, non lo facciamo succedere spesso perché cerchiamo di mantenere staccato il lavoro dalla vita, però se tu ti litighi oppure c'è un problema lavorativo ovviamente rimane quella cosa anche dal punto di vista della coppia, quindi questi sono i motivi. Come si può litigare con una persona del genere, ditemelo voi. Comunque ragazzi vi saluto perché anche a me mi sta venendo un po' di sonno, questa botta di glicemia di ste linguine mi sta venendo un sonno tremendo. Buonasera, siamo qua su quarto, che giorno è oggi? Italia 1. Quindi adesso andiamo ragazzi, a dormire. Adesso forse andiamo a dormire. No, andiamo a dormire perché pure io ho un sonno bestiale. Anzi, vado prima a struccare, ragazzi. Struccatevi sempre, è importantissimo, anche se state, anche se avete sonno. E usate sempre gli struccanti The Carlita Shop. Buonanotte, ragazzi. Grazie per aver visto questo grazie, video. Ragazzi. Grazie per tutti i like e tutti bacio i commenti. Tutti. Noi andiamo tanti baci. Ciao, alla prossima mangiata. Alla prossima mangiata. Dario piace questi video perché mangia, vero amore?
amore, buonanotte. Buonanotte. Diteci nei commenti cosa dobbiamo mangiare nel prossimo Macbeth. Bella pizza. Natalò, tu già l'abbiamo fatto con la pizza. Dici tu, è meglio abbondare. Bonda. Ciao. Ciao.